Breve film sull'amore non è nient'altro che il titolo della versione lunga del cosiddetto Decalogo 6, imperniato sul comandamento non commettere atti impuri. Il Decalogo, come è noto, vabbè, questo è il cofanetto con i 10 film, edito da San Paolo qualche anno fa. È insomma questo grande progetto, no, a cui diedero vita il regista Kieslowski e il suo sceneggiatore Pisewitz, che nella seconda metà degli anni Ottanta scrissero delle storie di personaggi ambientate a Varsavia in cui facevano leva sulle questioni, sui grandi temi, no, che i vecchi comandamenti biblici e le ingiunzioni, insomma, i divieti a cui questi veicolavano, a cui facevano riferimento, ecco, i temi che nella contemporaneità sopravvivono, vengono portati alla luce a partire da questi stessi comandamenti, no? Quindi tutte le storie del Decalogo, dalla prima alla decima, sono ambientate a Varsavia, che diventa una sorta di personaggio. In alcuni di questi episodi addirittura uno dei protagonisti del film, una Varsavia che è molto diversa ovviamente da quella di oggi. Anzi, se uno è abbastanza strano, cioè straniante l'esperienza per chi, come noi, per esempio, abbia avuto non si sa se la fortuna o la sfortuna, insomma, l'avventura di imbattersi, di immaginarsi Varsavia, di figurarsela partire da certi fini Kieslowski e poi andare a visitarla, no? Perché non c'è praticamente più nulla della Varsavia immortalata da Kieslowski, a parte si parla della Varsavia urbana, ovviamente, perché poi quando si esce nelle campagne le cose cambiano, c'è lì la natura che parla, no? Quindi i paesaggi polacchi hanno tutt'oggi, evidentemente, insomma, perché è una cosa inestirpabile, un marchio, una traspirazione, un rantolo forse anche nel caso della Polonia, che è molto riconoscibile e che secondo noi viene fuori nel Decalogo 5 sul non uccidere, per esempio nella scena dell'assassino del tassista, no? Questo tassista che viene portato fuori dal ragazzino che poi lo ucciderà fuori Varsavia, e c'è questa scena in cui lo strangola e Kieslowski indugia sulla natura, su alcuni particolari della natura, un cavallo, il paesaggio circostante. Veramente è molto d'impatto la scena, al di là della violenza, ma anche per il ruolo che la natura ha, no? Una natura sonnacchiosa, quasi indifferente, che se uno poi si reca in quei luoghi lì in qualche modo riconosce. Ma veniamo al breve film sull'amore. Noi ci riferiamo alla versione breve, quella di 55 minuti, lunga come gli altri episodi del Decalogo, a parte Non uccidere, anche lì c'è una versione lunga, per il semplice fatto che insomma, quella lunga in realtà non è che aggiunga granché, insomma, la versione di 55 minuti, che di fatto è il Decalogo 6, no? C'è un finale alternativo che è molto poco kieslowskiano, una sorta di happy end, ma c'entra poco sia con Kieslowski sia con lo spirito del Decalogo. E poi, oltre a questo, anche insomma, è un titolo un po' più, forse più pertinente, non si sa, ma insomma più diretto, no? Cioè, ci capiamo, insomma, un film che parla d'amore o della sua assenza, che è la stessa cosa, mentre rimando al non commettere atti impuri, a parte che non si capisce cosa siano questi atti impuri, no? Il regista comunque non ce lo dice, ma insomma già fa problema anche solo enunciare il comandamento, mentre Breve film sull'amore è molto più chiaro. È un film che racconta la storia di Tomek, che è questo ragazzo di 19 anni, molto molto timido, sensibile, impacciato, orfano, vergine per giunta, ce l'ha un po' tutte, che si innamora, vive con questa anziana signora, che è la madre di un suo amico, che è partito per una missione militare in Siria. E che si innamora di Magdalena, Magda, questa donna che ha all'incirca il doppio dei suoi anni, tra i 30 e i 40, realisticamente 35, che era l'età dell'attrice che interpreta Magda all'epoca, no? Grażyna Japolowska, credo si pronunci così, che allora aveva circa 35 anni, che era un'attrice, fra l'altro, in gambissima all'epoca, che aveva già lavorato con Kieslowski in un film intitolato Senza fine, girato nella prima metà degli anni Ottanta, ma che poi in realtà ha avuto una carriera anche al di fuori della Polonia, cioè ha lavorato per esempio col nostro Marco Bellocchio, tanto per dirne uno tuttora in attività, che vive ancora, insomma, ha 70 anni ormai, vive a Varsavia. Ma torniamo di nuovo al film, quindi Tomek si innamora di Magda, che è questa donna che sulla carta non ha niente da spartire con lui, o sembrerebbe, no? Perché quanto lui è timido, impacciato, inesperto, sembrerebbe
essere passato senza soluzione di continuità dall'orfanotrofio all'ufficio postale in cui lavora come impiegato, senza nel mezzo alcun tipo di esperienza né sessuale né di altro tipo. Ecco, tanto lui è così quanto Magda è all'opposto, una donna libera, emancipata, volitiva. Si porta a casa uomini diversi in continuazione, tromba con l'universo, eccetera, eccetera. Quindi una donna, come dire, che testimonia anche di come stessero cambiando i costumi anche sessuali, no? Della Polonia del tempo, perché è girato nella seconda metà degli anni Ottanta, il muro di Berlino sarebbe caduto di lì a poco, quindi anche il contatto con l'Occidente, no? Era foriero di cambiamenti a livello proprio comportamentale. E il problema è che, problema, insomma, la caratterizzazione di lei si concentra anche però sulla sua solitudine, cioè lei è una donna appunto libera, fa quello che vuole anche sessualmente, però è una donna profondamente sola, profondamente infelice. E questo viene fuori nel film, soprattutto in chiave contrappositiva. Con l'altra figura fondamentale, femminile fondamentale del film, che è la signora con cui vive Tomek. Cioè qui abbiamo due, e qui è un discorso ovviamente più generale, kieslowskiano sulla Polonia del suo tempo, in generale sui rapporti sulla società del suo tempo, perché sono due donne di generazioni diverse, quindi profondamente diverse, però entrambe sole, per ragioni che non hanno niente da spartire l'una con l'altra, ma che sono accomunate da questa solitudine profonda, no? Che a un certo punto addirittura questa signora, nel momento in cui avrà a che fare con Magda, addirittura le confesserà per poi rientrare nella propria solitudine una volta di più. Il film comincia su un primo piano di Magda e si chiuderà sul primo piano di Magda nello stesso luogo in cui è cominciato, cioè siamo nell'ufficio postale dove lavora Tomek come impiegato e Magda viene in ufficio per consegnare alla posta l'avviso di pagamento che ha trovato nella sua cassetta della posta, no? La prima immagine che abbiamo di lei è di una donna quasi aggressiva, no? Nella prima parte del film Magda sembra in un certo senso una donna in lotta col mondo. Alla fine del film, di nuovo, il primo piano che chiuderà il film la vedrà con un'espressione molto diversa, perché nel frattempo lei sarà molto cambiata, i rapporti di forza tra i due protagonisti saranno rovesciati, ma adesso appunto la vediamo così, la vediamo molto combattiva, e viene in ufficio per consegnare questo avviso di pagamento, a cui Tomek, insomma, fa fronte dicendole che no, guardi, non c'è il mandato, no? E allora lei dice, vabbè, è stato un errore, prende, se ne va. E quindi c'è un primo contatto ravvicinato da subito tra loro due. Quello che Magda ancora non sa, e al momento neppure noi come spettatori, è che è stato Tomek a mettere nella sua cassetta la posta l'avviso di pagamento, no? Senza mandato. Perché? Perché vuole vederla, sostanzialmente. Quindi era il modo per arrivare a lei, no? Quindi già qui lo spettatore è un po' nelle condizioni di dire, ma insomma, se non è amore questo. In realtà Kieslowski non ci dice e non ci dirà mai che cos'è l'amore, ci lascia nella condizione insomma, di pensarci noi, di trovare noi per conto nostro la risposta, e questo è perfettamente coerente allo spirito del Decalogo, perché in realtà in tutti, a parte nel quinto, in cui Kieslowski si pronuncia deliberatamente, direttamente, in merito al comandamento non uccidere, cioè si schiera contro la pena di morte attraverso il personaggio dell'avvocato, ma in tutti gli altri film, episodi del Decalogo, compreso questo, non ci dirà mai, cioè non si schiererà mai da una parte o dall'altra nel momento in cui ci propone il dilemma del film. Per esempio, nel caso di questo, non commettere atti impuri. Quali sono gli atti impuri? Quelli di Tomek, che è ossessionato da Magda e fa il guardone e la spia col cannocchiale, o quella di Magda che, come direbbe qualche moralista, fa una vita dissoluta, cioè scopa in giro, eccetera, eccetera. Il regista non ce lo dice, non, ci lascia nella condizione, non giudica mai Kieslowski, ci lascia nella condizione di stabilire per conto nostro che cosa è puro, cosa è impuro, o al limite se niente è in senso stretto, puro o impuro. Quindi scena dentro l'ufficio postale, Magda ancora non lo sa che è stato Tomek a mettergli questo avviso di pagamento perché in modo che lei possa arrivare da lui e lui vederla e poi magari in seguito conoscerla, e neanche noi lo sappiamo, però a differenza di Magda abbiamo qualche elemento in più, perché
per essere instradati su questa pista qua, per avere il sospetto, diciamo, no? Perché ci viene lasciata intendere, cioè avvertiamo la puzza, insomma, di qualche cosa che sta sotto. E l'avvertiamo nel momento in cui i campi e controcampi che Kieslowski fa seguire, cioè i primi piani di un personaggio di Tomek e di Magda, a un certo punto dell'avvicendamento di questi sguardi, di questi primi piani di loro due, no? Vediamo lui che, siccome lei sta pensando ai fatti suoi, è arrivata lì, ma per lei, insomma, Tomek è solo l'impiegato delle poste, qui deve consegnare il suo avviso di pagamento. Mentre per lui no, insomma, lui è già cotto, no? È già inficato marcio di questa donna, e quindi nel momento in cui lei, presa dai fatti suoi, guarda per esempio nella borsa, e lui la guarda fisso, no? La punta, no? Con uno sguardo inequivocabile, quindi noi abbiamo già capito che c'è qualche cosa sotto. Quindi ora uno potrebbe dire, uno spettatore, vabbè, è una situazione da manuale Cencelli, no? Già vista mille volte nelle commedie romantiche, cioè di lui che è già preso e quell'altra che invece no, non se lo fila, per cui lui non esiste. Sì, ma anche perché poi la varietà delle situazioni umane non è infinita, ma finita. Il punto è che qui quello che fa la differenza è l'occhio del regista, e lo vediamo a partire soprattutto da un particolare, ovvero l'uso che Kieslowski fa dell'immagine, in questo caso riflessa, cioè c'è un'inquadratura a un certo punto del loro scambio dialogico, no? Del loro dialogo, insomma, del loro contatto ravvicinato in questo ufficio postale dove Tomek lavora, in cui c'è un'inquadratura in cui noi vediamo, cioè la macchina da presa è piazzata dalla parte dal punto di vista di Magda, cioè dalla parte sua, di qua del vetro, no? Perché come in ogni ufficio pubblico, postale o di banca che sia, insomma, c'è tra il cliente e l'impiegato c'è un vetro. E quindi noi vediamo il volto di Tomek, bello nitido di là, e sul lato dello schermo, su un lato dello schermo, vediamo il volto riflesso di Magda. Quindi per un attimo noi abbiamo in una stessa immagine i volti dei due protagonisti del film insieme. Qual è il punto? È che in mezzo c'è uno schermo, cioè c'è un vetro, no? Che li separa. E non è in più, cioè non è una cosa da poco metterla in rilievo, sottolinearla questa cosa, perché abbiamo detto, no? Il film si apre e si chiude su un primo piano nello stesso luogo, cioè l'ufficio postale, no? Si apre e si chiude nell'ufficio postale dove lavora Tomek, il film. E nel frattempo molte cose saranno cambiate, cioè Magda sarà cambiata tantissimo e anche Tomek, cioè si saranno rovesciate le parti, già lo anticipiamo nel caso uno non l'avesse visto, ma l'unica cosa che sarà rimasta immutata è questo vetro che li separerà, no? Quindi qui è chiaro quello che ci sta dicendo Kieslowski, c'è una barriera che certo è trasparente, insomma, sembra essere in qualche modo ininfluente, no? Ai fini dei rapporti, però in realtà c'è, è pesante, è tangibile, materialissima e soprattutto invalicabile, no? Cioè, oltre a questo vetro tu non puoi andare. E quindi questa barriera, no? C'è, cioè, l'idea da subito di questa barriera che ci separa tra esseri umani, quindi in senso del tutto generale, questo può valere anche per gli altri episodi del Decalogo, quindi questo vetro, questa barriera come un artificio, un espediente visivo, drammatico, diciamo, no? Per rendere il fatto che non possiamo uscire da noi stessi, perché la nostra vita è la nostra, no? Quindi tutti noi siamo ostaggio di una fase che attraversiamo noi e non gli altri, di una vita che è la nostra e non quella degli altri, insomma, una contrapposizione tra l'io e il non io, al di là degli eventuali possibili punti di contatto che pure ci sono, no? Degli stati d'animo, i sentimenti che sono quelli, sono analoghi, ma mai fino in fondo interamente coincidenti, sovrapponibili, e dall'altra parte tutta la pletora di differenze che si vanno ad accumulare a questa qui, che è una differenza di fondo, no? Cioè del fatto che ognuno è se stesso e non un altro. Vale a dire, per esempio, nel caso specifico di Tomek e di Magda, per esempio, la differenza anagrafica, che non è tutto, però anche quella fa la sua differenza. Oppure il genere sessuale, visto che si parla d'amore, cioè tutte queste cose qua. Ecco, e Kieslowski rende questa barriera attraverso il vetro, che è un elemento che poi tornerà più volte nel film. Quindi Kieslowski, già attraverso la prima scena, ti butta lì un'immagine di Magda
mezzo secondo, degli elementi che poi riprenderà. Ed è questo che fa la sua grandezza, no? Perché riesce a condensare in tutti gli episodi del Decalogo in 55 minuti una marea di temi e di suggestioni. Quindi Kieslowski come grande maestro dei sentimenti e soprattutto come regista che, lo vedremo la prossima volta, riesce a entrare nei mondi, negli stati d'animo dei personaggi attraverso a volte anche dei piccolissimi gesti con istantanee, con frammenti, con occhiate quasi, no? A livello, l'equivalente di occhiate nella vita, lui lo fa a volte con le inquadrature, e in un modo che fondamentalmente nessun altro regista nel cinema è mai riuscito, probabilmente riuscirà ad eguagliare, ma tutto questo lo vediamo la prossima volta.